guerriglia urbana stile intifada, battaglia da stadio trasferita dalla curva del San Paolo alla rotonda panoramica o semplicemente ammuina. Qualunque cosa sia, questa guerra dei rifiuti va avanti da 3 sere di seguito e non si capisce come e quando possa finire, perché ormai il rito degli scontri si ripete sempre e comunque, anche se i camion della spazzatura, come la notte scorsa, non vanno a sversare. L'importante è combattere. Da una parte la polizia in tenuta antisommossa, dall'altra gli ultra antidiscarica con i cappucci e le sciarpe, l'armamentario pirotecnico da festa di Piedigrotta, più sassi, molotov e bombe carta. Quando avanzano gli uni, indietreggiano gli altri e viceversa. Non c'è quasi mai corpo a corpo in questa sfida di ombre che dura ore, fino all'alba. Al risveglio la protesta non violenta, quella delle mamme vulcaniche e dei padri di famiglia, si riprende la piazza. Sono la faccia pulita della rivolta. Siete genitori anche voi! Da giorni vivono in uno scenario irreale, fra camion incendiati, negozi chiusi, barricate improvvisate, immondizia ovunque, la presenza massiccia della polizia. Il cambio della guardia è la cartina di tornasole della militarizzazione del territorio. Non che non succeda nulla di giorno. Oggi due gruppi di manifestanti hanno occupato i binari della Circumvesuviana a Terzigno e della stazione di Pompei, mandando in tilt i collegamenti fra Napoli e Salerno. Domani ci sarà un corteo. Gli organizzatori assicurano che sarà pacifico. Se Terzigno è la causa, Napoli, sommersa dall'immondizia, è l'effetto. La situazione oggi si è un po' alleggerita. 1.100 tonnellate di spazzatura, la metà di quella che c'è in città, arriverà agli impianti di compostaggio di Giugliano e Tufino. Così finisce questa giornata di tregua. Col buio riavanza lo spettro della guerriglia di Terzigno. Il Napoli gioca di lunedì. C'è ancora tempo libero per gli ultra dell'immondizia.